carissimi amici di Happy Bikers e benvenuti in questo nuovo video qui nel mio salottino da quarantena, che ormai è il mio salottino punto. Oggi siamo qui finalmente perché, dato che il Covid ha lasciato un pochino, si è mollato, finalmente Shark ha ricominciato a dare qualcosa ai suoi sponsorizzati e io sono sempre ben felice di sponsorizzare questo brand perché sono sempre super veloce a rispondere, sempre super efficienti indipendentemente da quello che ti devono dire e soprattutto io amo i caschi della Shark, quindi meglio di così non mi può andare. Comunque, quest'anno che cosa abbiamo deciso di portare? Essendo che quando sono andata all'ultimo Eikma, si parla di novembre 2019 ormai, è stato presentato questo casco qua, che sta qua dentro, che è il successore del casco che ho qui di fianco, lo Shark Spartan, quindi sappiamo già che stiamo parlando di uno Spartan GT. Che cosa voglio farvi vedere oggi? Innanzitutto il video unboxing e poi, logicamente, le differenze che si vedono subito a colpo d'occhio rispetto al modello precedente o comunque il suo predecessore, insomma. Ma io direi di andare a fare questo benedetto unboxing, anche perché sono 15 giorni che ho questo casco qui a casa, però essendomi rotta questo dito, infatti vedrete che starò sempre così, e non riuscivo ad aprirlo. Cioè non sarei riuscita a fare un video unboxing decente, ecco. Vi dirò, ragazzi, sento un'enorme mancanza di una scrivania. Mio fogliettino. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok, cartone oggi finirà nel bidone. E abbiamo qui la classica scatola di Shark blu e bianca, con i loghi di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, eccetera. Seguite me su Instagram e anche Shark. Allora, scatola Tetris. Ci sono vari pezzi per tenere fermo il casco. All'interno della confezione, casco, che adesso andiamo ad aprire. Aia, il mio dito. Bustina anti-umidità. Pin lock, utilissimo. Io ce l'ho su nell'altro casco il pin lock che mi hanno dato in dotazione da due anni e mezzo. E sono 2 anni e mezzo che va e funziona ancora perfettamente. Comunque, finita lì. Confezione finita. Classica sacchettina blu di Shark, blu e grigia, prevalentemente grigia in realtà, sono pure daltonica. Ah, sono troppo curiosa, vediamo se è opaco. È opaco, è opaco ma brillantissimo come arancione, bellissimo. Mettiamo qua la sacchetta. With the ground beneath your feet, with a whisper in the tree. Do you feel us watching? Eccolo qua, non vi nego che lavorando da Wheel Up, non so se si nota, questo casco qua l'ho già avuto per le mani, l'ho già studiato un pochino, quindi. Però questa grafica qua non l'avevo mai vista dal vivo e non ero sicura se fosse opaca o lucida, ma essendo opaca io ho già avuto un casco di Shark, per chi se lo ricorda, opaco mi sono trovata strabene. Li mettiamo qui a fianco e subito possiamo vedere che la calotta è stata completamente ridisegnata con una forma più aerodinamica e più allungata. I deflettori qui dietro sono stati messi lievemente più in alto e anche lievemente allungati da quel che vedo. La pinnetta per tirare giù l'occhialino interno è sempre uguale. Dentro abbiamo i nostri manualetti con anche gli adesivi catarifrangenti in caso si voglia andare in Francia, perché là sono obbligatori. Anche questo, tanto per adesso non porto gli occhiali, ma se portate gli occhiali ha il fit apposta per infilare le asticelle degli occhiali. Che cosa ha di diverso questo casco rispetto al modello precedente? Sempre chiusura a doppio anello, ma gli hanno cambiato qua, spero che vediate, gli hanno cambiato il sottogola, che non è più a scomparsa, diciamo, che bastava tirarlo, ma
è fisso. Fisso nel senso che se volete lo potete togliere, ma non mi sembra il caso, specialmente per i motovlogger, che meno entra l'aria e meglio è per il microfono. Sempre chiusura a doppio anello, quindi sempre la più sicura che c'è sul mercato. Un'aggiunta importantissima che hanno fatto, si vede qui che c'è scritto emergency, non si vede tanto, ma comunque qua sotto, vediamo se riesco a farvelo vedere, c'è l'emergency system, che nel modello precedente non c'era. Vi faccio vedere. Come potete vedere era molto semplice, ovviamente hanno cambiato anche gli interni. Qui gli hanno messo una sorta di doppio fondo, anche per evitare che entri aria, e questo lo trovo molto molto positivo, specialmente sempre per me che sono motovlogger. Comunque qui appunto c'è l'emergency system. A cosa serve l'emergency system? Per chi non lo sapesse, è una cosa utilissima, perché in caso di incidente, che si spera di non fare, i soccorritori tirano i due gancetti dell'emergency system, vengono via i guanciali e vi sfilano il casco senza crearvi o rischiare di crearvi dei danni spinali, che sono molto peggio delle varie due guanciali, direi. Poi i guanciali comunque ve li riattaccate e il casco è ancora integro, se premesso che non abbiate battuto la testa. Comunque sicuramente per la vostra spina dorsale è un'ottima cosa averlo, e spendere un po' più di soldi per un casco comunque con tutte queste caratteristiche secondo me è un'ottima idea. Anzi, più vado avanti a guidare la moto e più mi rendo conto che più protezioni si hanno, più si spende per le protezioni, meglio è. Ecco, praticamente bisognerebbe comprare tutto quello che c'è a disposizione nel panorama motociclistico, anche se si va a fare i viaggetti della domenica, perché non si può mai sapere quello che succede. Ho visto cose assurde e quindi mi sono resa conto che più protezioni si hanno addosso meglio è. Ma andiamo avanti a parlare di questo bellissimo casco. L'altra grossa differenza, al di là delle differenze nei tipi di prese d'aria, e qui hanno questa levettina, là invece si spostava diversamente, si sposta avanti e indietro, invece lì c'aveva la levettina, li hanno intercambiati praticamente. Questo ha il meccanismo di blocco della visiera, che basta tirare su così e si sblocca, quindi diverso da quello di altri caschi che magari bisogna tirare su. Questo è tutto integrato nella visiera, se si tira giù e non si fa fare il clack non si blocca, quindi basta prenderla e tirarla su, se no tac, la visiera è bloccata. Quindi a qualsiasi velocità voi andiate, spero di riuscire ad avere una moto che va un po' più veloce, ma vedremo, la visiera non c'è rischio che si alzi. Questo rimane sempre un casco sport touring, però è il top di gamma della linea sport touring, come era prima il top di gamma questo, adesso essendo uscito il modello nuovo è diventato lui. E un'altra differenza subito a colpo d'occhio è questa. Un'altra levettina per aprire qua dietro, e praticamente qui esce l'aria calda. Sostanzialmente per l'estate si apre questo e da qui esce l'aria calda che si immagazzina all'interno della calotta. Come potete vedere la grafica con scritto Shark, diciamo che non ho scelto nessun casco replica, a parte che sullo Spartan GT non fanno repliche per il momento, fanno solo grafiche uniche, diciamo, e univoche. Per il momento si adatta al tipo di moto che ho, decisamente come colori, vedremo se si adatterà anche in futuro, se e quando la cambierò, questo lo scopriremo solo andando avanti nei prossimi video. E uno dei futuri video che farò sicuramente con questo casco sarà il montaggio dell'interfono, che abbiamo già qui offertoci da Cardo, il Freecom 4 Plus. E poi faremo anche una collaborazione che sono sicura vi interesserà, per voi che volete mettere comunque la GoPro in modo facile e veloce sul vostro casco o qualsiasi casco. Andremo da AM Moto 3D, che fa supporti di qualsiasi genere e anche altre cose per moto con la stampante 3D. Gli porteremo il casco e lui farà la magia, quindi vi farò vedere anche come si monta, e nel modo più facile e veloce possibile, una GoPro su un casco Shark Spartan GT. Io ringrazio sentitamente Shark per questo casco, perché mi piace veramente tantissimo. Non vedo l'ora di fare il primissimo video, dove probabilmente lo testerò o con le pit bike o con le ovale, perché comunque devo andare a fare un po' di corsi, un po' di cose, appena uscirà il sole, quindi comunque a breve, voi lo vedete molto a breve questo video. Per il momento ringrazio ancora sentitamente Shark per continuare a darmi la possibilità di recensire i suoi prodotti. Per il momento io vi saluto, lui vi saluta da Spartan GT e HP Bikers Meu Meu, e al prossimo video. Can you hear the sound?
can't stop us now. We're not backing down to what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Once you shake the ground, you feel it move.